passare la presentazione sul computer ha perso alcuni caratteri, alcuni font, quindi in alcune slide magari si leggerà male, ma non è importante per il racconto. Dunque, sono il presidente del comitato Luigi Giura, questi sono i nostri riferimenti, abbiamo il nostro sito, siamo presenti su Facebook, con la pagina Facebook, e ci potete quindi trovare in diversi modi social, diciamo così. Anzi, vi invito a farlo, grazie se avete lasciato la vostra registrazione, perché poi potete informare sui vari eventi che pian piano andremo a fare. Perché nasce il comitato Luigi Giura? Anche io, come ha fatto Fernando, di solito faccio una domanda, quando siamo sul ponte, quando facciamo il ponte, quanti di voi hanno mai sentito nominare Luigi Giura? Ora è vero che lui fa parte del comitato, non fa testa, e le percentuali di mani alzate sono veramente bassissime. Luigi Giura aveva questa faccia qui, questa è l'unica tra l'altro immagine che si ritrova di lui, era un ritratto, nasce a Maschito, provincia di Potenza nel 1795 e muore a Napoli nel 1864, sepolto nel cimitero di Poggio Reale nell'area degli uomini illustri. Giura era essenzialmente un genio, ma un genio assoluto, che è stato completamente dimenticato dalla storiografia ufficiale successiva. Su di lui è caduta, come su tutta la storia di cui parlava leggermente Fernando prima, è caduta una sorta di damnatio di morte, come una mannaia che lo ha abbattuto, che lo ha decapitato completamente. E, nonostante fosse un uomo che ha poi reso grande il regno delle Sicilie, perché nella maggior parte dei progetti realizzati o semplicemente proposti, c'era la sua mano dietro a collaborare con i vari sovrani, perché lui partecipa poi alla, diciamo, alla progettazione, anzi ingegnere, nel tempo si era anche architetti, ben quattro re che si succedettero sul trono. Giura era tra l'altro un uomo che parlava sei o sette lingue, quindi quando lui andava in Inghilterra o in Germania o in Francia non aveva bisogno di un traduttore. Nasce a Maschito con una moglie ed era di origine albanese, era una Bresh, e a Bresh furono costretti a un esilio perché scacciati dai turchi intorno al 1500, attraversarono l'Adriatico e si stanziarono proprio in quella regione della Basilicata, per cui lui è pietrina a Bresh. Io qui ho voluto elencare soltanto alcune, l'ho sottolineato, alcune opere, proprio perché richiederebbe troppo tempo citarle tutte, e quindi soltanto le principali. Magari scorriamole velocemente insieme. Oltre al ponte Carlo Ferdinando, lui realizza il ponte Maria Cristina soltanto tre anni dopo sul Calore, vicino Solopaca. Partecipa, abbiamo detto, ai principali programmi di sviluppo territoriale del Regno. Implementa il piano idrogeologico dei corsi sotterranei di Napoli. Realizza il progetto del nuovo acquedotto. Realizza la fabbrica a Sarno per la produzione di zucchero da barbabietole a trazione idrica nel 1834, sono andato per date, assume la direzione dei lavori del porto di Ischia, apre il porto per cantiere di Napoli, Ischia, Castellammare e Procida, ancora oggi l'impianto fognario della città di Napoli che è funzionante è quello originario realizzato da Giura. Progetta la prima stazione ferroviaria di Napoli e porta le prime due ferrovie del Regno, non soltanto quella che poi di storia ci riportano con i Napoli Portici, perché parliamo della Napoli Castellammare e della Napoli Capri. Il re Ferdinando II aveva un progetto ambiziosissimo che era quello di realizzare due dorsali ferroviarie che sarebbero andate a percorrere il regno delle due Sicilie, lato Adriatico e lato Tirrenico, che poi si sarebbero andate a congiungere con le ferrovie del Piano, quindi un progetto di portata enorme. Partecipa alla realizzazione dei progetti per la prevenzione dei crolli e delle frane, che vedremo brevemente erano una sorta di maledizione del regno. Realizza, non c'erano riusciti neanche gli ingegneri romani, la bonifica di tutta l'area del Fucino, prosciugando il lago attraverso un progetto di una portata ingegneristica incredibile, perché realizza un bonifico sotterraneo di 6 km per deviare il corso del fiume e rendere bonificabile quella. Nuovo porto di Pozzuoli, importanti arterie stradali, e così via. Vado veloce, un piano per favorire la navigazione del fiume Sarno,
la politica di interi territori, tra cui anche quelli della Piana del Garigliano.